Signora Anna Rosa è pregata di recarsi nella cassa numero 2. Ripeto, la signora Rosa Anna è pregata di recarsi presso la cassa numero 2. Buongiorno. Ecco lei. Io spero che abbia avuto una buona esperienza di acquisto nel nostro supermercato e cominciamo subito a passare i prodotti. Cominciamo dalle vedo che per il resto lei ha una spesa veramente molto sana. Quindi passiamo. Il secondo è della Lindt ed è al cioccolato al latte. Giusto un po'. Sono veramente buone anche a colazione. Ci mettono anche relativamente poco, meno dei ceci, a essere pronti. Inammolla in acqua fredda per 4-6 ore e poi sul fuoco una ventina di minuti. No, sul fuoco circa un'ora in pentola a pressione. 20 minuti dall'inizio del fischio. Sì, non sono neanche troppo. Bio.
nani. Questa marca mi piace tantissimo, mi piace tantissimo anche a me. Con l'avena, la cosa più intelligente a fare è, oltre al porridge, esatto, neanche a me fa impazzire personalmente. Mi piace molto fare la granola con i fiocchi d'avena, oltre che fare benissimo. Io ne mangio massimo una al giorno perché effettivamente costano tanto, però l'importante è che siano solidali, quindi che sostengano di macadamia, le consigliate al nutrizionista, anche se non tutti i giorni, insomma, 2 volte a settimana, molto buone. Ha mai assaggiato il formaggio di noci di macadamia? Esatto, anche io cerco sempre di prenderle italiane quando si riesce, ovviamente. Cosa ci fa con le mandorle? Sono veramente versatili, sono una meraviglia. Poi vediamo cosa abbiamo qui. Della farina biologica. Manca la crusca, non è come quella integrale. E anche a me quella integrale fa impazzire, ma questo diciamo che è un buon compromesso fra la farina 000, in cui hanno tolto veramente tutti i nutrienti, e la farina integrale che può essere un po' stufosa. Sì, tipo 1, tipo 2, più o meno siamo sempre. Abbiamo delle penne rigate integrali e qui pennette di farro biologiche. Anche io trovo molto intelligenti questa pasta di farro perché ci permette di mangiare un cereale diverso, insomma. Molto quella di farlo.
relativa al cereale così, nella sua forma originale. Famiglia dei broccoli, della rucola, dei cavoli in generale, delle crocifere. Fanno molto bene, molto molto. Delle crocifere. Anche questo è infatti solidale, importantissimo. Molto bella la scatola. E qui il codice a barra è qui sotto. Bene. Fusilli semolati grano duro con spinaci biologici. Hai provati, sa? Non li ho mai visti, devono essere un prodotto nuovo. Della marca Girolamoni. Si cuoce nei 7 minuti. Mi dovrò provare anch'io, dai. Sono curiosa. Anche cerco molto di alternare diversi tipi di pasta, diversi sughi. Vediamo, è quasi finita la spesa. Allora, il tempeh. Di soia. Esatto, si può fare ad esempio il ragù, sia bianco che rosso. Molto molto buono. A me piace molto questo invece, il tofu. No. Ci ho provato in tutte le salse, ma bocciatissimo. Poi vediamo. Pomodoro, grappolo, ciliegia. Vengono dalla Sicilia. Sì, che bello che sta tornando la stagione dei pomodori. Si mettono veramente dappertutto. Non a caso si dice che sia una persona dappertutto.
Ho visto che ha poca verdura, come mai? Ah no, ci sta, guardi. È giusto che... detto, lo so che non mi conviene dirlo se mi sentono, però è giusto prendere dal fruttivendolo la verdura, obiettivamente. Sì. Dell'orzo. Delle recentemente ho scoperto che appunto si può fare una specie di risotto anche con l'orzo, non vedo l'ora di provarlo. Infine, del latte di soia. Soia. Sì. Anche a me piace molto. Soia, conservante, stabilizzante e sale. Esatto, molto adatto anche per cucinare diversi piatti. Tra l'altro costa pochissimo, esatto. Ok. Sì, sa che penso. Esatto, sono comodissimi per farci dei dolci veloci con la cioccolata fondente. Allora io direi che abbiamo finito. Allora sarebbero 37, però alla carta felta.
Lasciarli alla persona dopo.